Black Friday anche per me. Questa settimana ho deciso di regalare alla community di Trading On un buono sconto, un coupon per quanto riguarda il mio corso di formazione It's Trading Time. Corso di formazione tra l'altro molto acclamato, molto apprezzato da voi ragazzi. Grazie per le recensioni lasciate, centinaia tutte a 5 stelle, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto quello che era effettivamente l'obiettivo di questo percorso formativo. Ho deciso di partecipare anche io alla fanfara del Black Friday perché me l'avete chiesto nell'ultima live e secondo me è anche corretto perché è un momento un po' generalizzato, ragazzi, è anche un momento che tanti aspettano per fare degli acquisti magari a cui tengono da tanto tempo e vogliono farlo a un prezzo scontato. Vi lascio in questo video, nella descrizione di questo video, un coupon sconto per accedere al mio corso di formazione. A che è indirizzato questo tipo di corso? E questa è la cosa che ci tengo a dire anche in questo piccolo sketch promozionale, ragazzi. Il corso è indirizzato a chi vuole fare sul serio. Secondo me la definizione migliore è esattamente questa: imparare un metodo corretto, semplice, giusto. E poi la cosa fondamentale, il nocciolo centrale, il cuore di questo corso, ragazzi, è togliere, eliminare tutte quelle informazioni totalmente inutili, completamente fuorvianti che ci sono sulla materia del trading. 3200 indicatori, 800 grafici disegnati con linee multiforme di invenzioni, la più grande street art del mondo. Ragazzi, It's Trading Time è un corso che elimina la confusione. Questo è il nocciolo duro di questo percorso formativo, un percorso basic adatto a chi vuole eliminare la confusione sul trading e sui mercati. È fatto così. Trovate tutte le info, ragazzi, sul sito con le varie sezioni e poi anche le super recensioni, come vi ho già detto, tutte 5 stelle, che vengono anche aggiornate di volta in volta con i nuovi iscritti. Quindi trovate alcune recensioni scritte di pugno dagli utenti che sono bellissime, ragazzi. Vi consiglio anche di leggerne qualcuna perché veramente è stata a volte anche emozionante per me leggere queste cose, perché il feedback su quello che creiamo sono fondamentali, ragazzi. Poi c'è il prezzo, il coupon sconto ve lo lascio in descrizione, vale per 50 euro da sommare a questo prezzo scontato già presente sul sito. Questo coupon sconto è valido solo per 10 utenti, quindi non di più. Il nostro Black Friday finisce qui. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Finito il piccolo sketch promozionale, è la prima volta che faccio una sponsorizzazione su me stesso, bellissimo. Andiamo a parlare invece del video di oggi, che è un video importante perché andremo di nuovo sui grafici. Mi sono mancati quelli che piacciono a me, ragazzi. Andremo a cercare di fare un'analisi delle serie storiche relative al time frame weekly di Bitcoin per capire e rispondere ad una domanda. Questa settimana in corso è una settimana che potrebbe dare delle problematiche a Bitcoin, sì o no? E vedremo che la risposta è sì, ragazzi, ma vi spiego perché in questo video. Quindi ci spostiamo sui grafici per andare a vedere questo ragionamento. Seguitemi perché sarà un ragionamento, quindi non delle semplici nozioni, dovete stare un po' attenti e andiamo a rispondere a questa domanda: che settimana ci aspetta quella che è appena iniziata? Per chi di voi poi tra l'altro non lo sapesse, ragazzi, c'è anche il tastino iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto, e poi lasciatemi un mi piace su questo video, ragazzi, perché mi aiutate sempre con l'algoritmo. Allora andiamo sul grafico di Bitcoin, ragazzi. Bitcoin che ieri ha fatto una candela non bellissima, ma una candela giusta perché c'era un ciclo in chiusura, che era un ciclo di natura semestrale, che dovrebbe aver chiuso ieri. Però siamo anche in una fase ciclica che molti di voi mi hanno ricordato essere una fase di chiusura mensile. Nel video di oggi però non voglio parlare della struttura ciclica, che probabilmente faremo in settimana. In ogni caso ne parlo in maniera iper approfondita chiaramente nella Academy Premium, ma ogni tanto pubblico anche sul canale Telegram questo tipo di analisi. Quindi iscrivetevi sul canale Telegram, è gratuito, e lì ho pubblicato anche ieri diversi ingressi, per esempio anche quello su Ethereum, che oggi è andato benissimo. Le serie storiche relative alle settimane e relative alle candele weekly. Ieri abbiamo definitivamente chiuso una
serie storica da 6 candele verdi consecutive a livello settimanale. Questo discorso delle 6 candele verdi, ragazzi, è un discorso che si rifà al famoso concetto di serie storica eccessiva, un po' come il gioco del lotto quando si estraggono i numeri ed esce sempre ed un numero non esce per tante volte. Ragazzi, 6 settimane con una candela verde sono degli eccessi, perché significa che il mercato sale ininterrottamente, quindi senza prendere respiro da un mese e mezzo. Questa cosa va anche poi confrontata con quello che sono le serie storiche precedenti di Bitcoin. Per rispondere a una domanda, ma queste 6 candele settimanali tutte verdi, che significa con la close superiore al prezzo di apertura, quindi vi bastava, ragazzi, in maniera molto semplice, operativa, da comprare all'inizio della settimana e chiudere a fine settimana e si fa profitto in Bitcoin. Funzionerà ancora questa settimana? Andiamo a vedere cosa ci dice la storia relativamente a questa serie storica, per vedere se siamo o meno su una serie eccessiva o no. Perché? Perché questa settimana è già iniziata e non è bellissima, infatti è iniziata con un po' di difficoltà, ragazzi. Allora, andando indietro nel tempo su questo grafico, vi ho già segnato tutte quelle che sono le barre, quindi le serie delle storiche delle barre consecutive, ragazzi, perché qui stiamo analizzando settimane verdi con candele verdi consecutive. La prima serie che supera le 6 settimane è quella avvenuta da aprile 2017 a giugno del 2017, che ha fatto 7 settimane consecutive tutte verdi, ragazzi, quelli che vedete qui in questo punto. Nei mesi attuali, quindi dopo il 2017, 3 anni, non è mai più successo questo evento. Tutte le serie positive a livello settimanale da giugno, scusate, 2017 fino a oggi sono state massimo 6, quindi perfettamente coincidenti con quelle attuali. Solo 6 settimane consecutive di candele tutte verdi. Ci siamo arrivati ancora una volta. Ora la domanda è: Bitcoin può fare una settima settimana verde nuovamente? Perché questo discorso, ragazzi? Perché l'unico modo per andare ad aggredire i famosi massimi storici a 20.000 dollari e farli entro la fine del mese di novembre sarebbe andare a fare nuovamente una candela verde, perché questa settimana Bitcoin ha aperto a 18.432 secondo i prezzi di Bitstamp, comunque 18.004. Per fare una candela verde dobbiamo chiudere al di sopra di 18.004, quindi probabilmente andare ad assistere ad una cosa del genere e probabilmente aggredire questo livello di prezzo. Solo con un'altra candela verde il mercato potrà continuare a salire ed andare ad aggredire la resistenza dei massimi storici a fine mese. Ora, quant'è la probabilità? È veramente remota. Da 3 anni non è mai avvenuto una serie di 7 settimane consecutive, tutte positive, tutte verdi. Ha fatto sempre una giornata di break. Guardiamo qui, per esempio, nel 2019, che era stato l'ultimo rialzo. Intanto, ragazzi, è vero che aveva fatto 7 settimane, ma tutte piccolissime in trading range, quindi semplicemente fortuite, per esempio, perché in questa settimana, ad esempio, open e close erano differenziate di pochissimi punti. Una serie consecutiva verde, ma anche estremamente rialzista, è più paragonabile a quella che è avvenuta a marzo del 2020, quindi che ha replicato pochissimi giorni fa. Anche qui 6 settimane. Allora, andiamo indietro nel tempo e vediamo. La migliore di tutti è certamente questa qui, che è stata da aprile a giugno del 2017, anche per la sua struttura di rialzo, che è stata consistente, perché il mercato ha fatto un 156% in queste 7 settimane. Dove siamo invece in termini di estensione
di rialzo dall'inizio di questa serie positiva, siamo a 75% rispetto al 156%. Vi fa capire come ancora la possibilità di estendere da parte di Bitcoin c'è. È vero che in questa frangente, ragazzi, Bitcoin partiva da 1100 dollari, ora partiamo da 18.000. C'è una bella differenza. Se andiamo ancora indietro nel tempo, andiamo a trovare un'altra serie positiva di 7 settimane, che è quella del 2015, settembre 2015, novembre 2015. Già qui iniziate un pochettino a ragionare sul fatto che stiamo andando indietro di 5 anni, ragazzi. Guardate bene, questo vi fa comprendere come siamo su un eccesso statistico in questa settimana. Siamo su un eccesso statistico e va considerato. Andando ancora dietro, guardate cosa troviamo: altre 7 settimane positive nel 2013, ottobre, novembre del 2013, e poi ancora qui, ragazzi, 12 settimane positive, ma era gennaio del 2013 fino a aprile 2013. Bitcoin valeva 12 dollari. Va bene, ragazzi, poi sui grafici di Bitstamp ne abbiamo ancora un'altra nel 2012 e sono altre 12 settimane positive. Allora, tralasciando quelle che sono, credo, degli outlier statistici evidenti, cioè quelli relativi all'anno, agli anni 2012-2013, dove Bitcoin era veramente molto piccolo, secondo me considerare invece già questa zona del 2017 è abbastanza valida. Ma ve lo dico chiaramente, dal 2015 Bitcoin non ha mai fatto più di 7 candele settimanali totalmente verdi. Se dovessimo aggiungere quindi una candela verde questa settimana, saremmo in una struttura ancora una volta epocale, chiamiamo così la situazione, e sarebbe ancora una volta una situazione eccessiva in termini anche statistici. Ciò non toglie, ragazzi, che comunque i prezzi si seguono sempre, però un po' la pulce nell'orecchio ce la mette questa situazione. Abbiamo la serie storica che vi ho mostrato agli eccessi, quindi massimi storici. Quindi insomma, ci starebbe, ragazzi, una settimana rossa con una close sotto i prezzi di apertura a 18.400, che fa respirare un po' il mercato, così da dare poi nuova linfa magari la prossima settimana. E poi abbiamo anche la chiusura mensile, di cui magari vedrò di parlare e aggiornare in settimana con i nuovi video. Un po' di rischio c'è all'interno di questa settimana. Perciò, ragazzi, quali sono le vostre strategie? Vi siete già protetti da un'eventuale fase ribassista di Bitcoin? Qual è un livello di ribasso come supporto grafico che potrebbe mantenere i prezzi? Vi faccio una piccola chicca, ve lo faccio vedere io sul grafico che sto seguendo. Quello che secondo me può essere indicato come un livello di supporto è sicuramente, che a livello settimanale può dare, diciamo, una fase di blocco, è questo, ragazzi, il primo supporto di pullback a 17.300 dollari. Quindi, qualora dovessimo assistere ad una fase di ritracciamento che potrebbe durare fino alla fine della settimana, un'eventuale fase di rientro intorno ai 17.300 e anche all'interno di queste due medie, quindi tutto questo spazio sarebbe tranquillamente raggiungibile da Bitcoin in una normale fase di ribasso, e non dovrebbe preoccupare nessuno, perché sarebbe un semplice e mero ritracciamento e fase di respiro del mercato. Sarebbe fantastico una fase di riposo in questa settimana, ma con un ribasso non eccessivo, un ribasso di pochi punti, qualche migliaio di dollari, ragazzi, ma non eccessivo, in modo tale da non dare al mercato paure e fare in modo che la prossima settimana si possa risalire al galoppo e andare a cavalcare questo super cavallo, questa super bull run. Bene, ragazzi, siamo alla fine del video. Fatemi sapere cosa ne pensate e cosa ne dite voi di questo eccesso settimanale, che la dice lunga, che ci apre una serie di opinioni. Veramente, comunque, una situazione unica questa attuale dei mercati delle criptovalute. Cosa state facendo? Li state gestendo? Cosa avete in mente? Fatemelo sapere nei commenti, come sempre. Ciao a tutti, buon inizio settimana.